una delle donne che per anni ha abitato i sogni di uomini e adolescenti, Pamela Anderson, l'indimenticabile bagnina della serie Baywatch, ha chiuso la sua relazione con il difensore del Marsiglia ed ex calciatore del Milan, Adil Rami, dopo 2 anni d'amore, durante i quali era comparsa anche una proposta di matrimonio. Su Instagram la modella canadese spiega i motivi della sua scelta. In un post lunghissimo l'attrice si sfoga, lasciando emergere tutta la sua rabbia per una storia che credeva animata da sentimenti veri e che, invece, sarebbe stata sorretta da una serie di bugie, venute a galla d'improvviso e che hanno fatto cadere in mille pezzi il sogno di un amore. Sotto una foto che la ritrae insieme ad Adil Rami, Pamela Anderson scrive: "È dura da accettare. Gli ultimi, anche di più, 2 anni della mia vita ho vissuto una grande bugia. Sono stata ingannata, portata a credere che eravamo un grande amore. Sono devastata da quello che ho scoperto in questi pochi giorni. Che lui stava vivendo una doppia vita. Lui che scherzava sugli altri giocatori che avevano amanti in appartamenti vicini alle loro mogli. E che ha chiamato quegli uomini mostri." Questa è la prima parte della lunghissima lettera con cui la Anderson rivela al mondo intero quello che il suo compagno le avrebbe fatto, quello che avrebbe subito e la sofferenza che avrebbe provato nello scoprire, all'improvviso, di aver avuto a che fare con una sfilza di menzogne, ben architettate, che avrebbero soffocato i 2 anni in vari tradimenti. E infatti, la procace attrice continua: "Ha mentito a tutti. Com'è possibile controllare il cuore e la mente di due persone contemporaneamente? Sono sicura che ce ne sono state altre. Il vero mostro è lui. Io ho aiutato molte persone, ma non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa." L'attrice fa riferimento alla sua attività per la National Divi Hotline, un'associazione che si occupa della violenza domestica sulle donne e che si propone di individuare relazioni pericolose. Un'esperienza che, vista la sua versione dei fatti, non l'avrebbe particolarmente aiutata nel suo rapporto con il suo compagno. La coppia sembrava felice. La loro storia all'apparenza non mostrava alcuna crepa, anzi, l'attrice aveva deciso anche di trasferirsi in Francia per potergli stare più vicino, ma evidentemente anche quello che poteva essere un amore da favola, con tanto di possibile matrimonio, come aveva dichiarato a Verissimo, si è sgretolato in un attimo. Purtroppo, per la quinta volta, dopo le precedenti relazioni con Tommy Lee, Kid Rock e Rick Salomon, sposato per ben 2 volte. Chi se ne frega?